Ha riposto l'abbandono da parte di Sebastiano De Salvo del gruppo del PD e destinato a lasciare profondi strascichi nella geografia consiliare ripostese. Sulla carta l'opposizione ha ancora 11 consiglieri, ma di fatto sono 9, visto che il giovane consigliere di Carrubba si è posto sulla stessa linea di Saro Cerra, dichiarandosi indipendente e votando spesso insieme al gruppo Caragliano. E ne si è avuta prova già giovedì, quando De Salvo in aula ha votato con la maggioranza la permanenza di Contrada Gancia nel piano delle alienazioni. Di fatto il dato politico è che Enzo Caragliano ha di nuovo una maggioranza in consiglio comunale e che lunedì sera l'approvazione del bilancio di previsione non sembra essere in discussione. Lo stesso sindaco Enzo Caragliano ha salutato ieri con gioia la scelta di De Salvo, plaudendola, dicendosi compiaciuto e augurandosi che tutti i consiglieri imitino il buon senso di De Salvo. Nel mondo dursiano, di contro, c'è grande amarezza perché i democratici ripostesi hanno perso la loro roccaforte a Carrubba, frazione sempre determinante al riposto ma anche a Giarre e non solo nelle scadenze elettorali. Adesso i dursiani, visto che non c'è più il 10 a 10 che ha caratterizzato gli ultimi mesi di vita consiliare, devono rivedere le strategie, soprattutto in vista di lunedì e dell'approvazione di un bilancio che però non è mai stato in discussione.